siete in ascolto in questo momento, c'è una forte probabilità che siate stati svegliati mezz'ora fa da una scossa di terremoto. Non voglio sentire nelle prossime 24 ore nessun cittadino abruzzese che dica ci hanno lasciati soli, è chiaro? Piano, ecco, fermo. Da subito, dopo qualche ora, erano mobilitate tutte le strutture dai vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, della Guardia di Festale, della Guardia di Finanza. Un'altra notte di paura in Abruzzo. La terra continua a tremare. Forti scosse di assestamento hanno riacceso la paura tra gli abitanti della regione. Il decreto per l'Abruzzo, entro 6 mesi nuove case senza tetto. Questa non è più la mia. Ho passato la notte al tavolo con gli architetti per studiare gli interventi urbanistici che siano in sintonia con l'ambiente. E anche la sala operatoria per interventi di emergenza ed anche di restauro.
All'Aquila il vertice G8, Berlusconi segno di speranza, risparmio di 220 milioni di euro, molti apprezzamenti in Italia, via libera da Stati Uniti e Gran Bretagna. Very symbolic, Silvio Berlusconi bringing the G8 summit here. Switch gears, if we may, turn to the G8 summit underway in Italy. Bloomberg News' Francine Lacroix. Top of the agenda, not surprisingly, for a group of rich nations, is the global financial crisis. And listen now, across everything is happening in the Italian city of Napoli. Felici che siano iniziati qui i lavori proprio a Donna, credo che saremo felici di essere qui a fare la consegna di questo quartiere che potrà essere consegnato addirittura completamente tra il 15 di settembre. Andiamo bene? Grazie, avanti così. Arrivederci, grazie mille. Ci sono queste piastre con i diffusori di energia che rendono possibile al di sopra della piastra superiore la costruzione con qualunque tecnica, sia col calcestruzzo che con l'acciaio che con i prefabbricati in legno. È stato fatto tutto veramente in tempi strettissimi con i famosi tre turni, lavorando non solo nei giorni della settimana ma anche il sabato e la domenica, e siamo arrivati al tetto che sta per essere posato là, e tra due o tre giorni avremo il piacere di mettere la bandiera italiana sul tetto delle prime case. Viva la scuola!
il mondo della provincia. Un miracolo, come ha detto il signor sindaco, di tutti. Benissimo, quindi tanti auguri anche da parte mia del governo agli abitanti. Buonasera. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Come on in.